Bene, amici di Danza e Danza, iniziamo questa serie di incontri con alcuni degli artisti più amati e più interessanti della scena italiana, che ci stanno facendo anche onore all'estero, invitando la protagonista della copertina di Danza e Danza di questo ultimo numero, cioè maggio-giugno. Vedendo questa copertina, si dovrebbe dire, ripetendo il titolo di un famoso film, Le bellissime gambe di... Il film diceva Sabrina, io dico Virna Toppi. Benvenuta Virma. Grazie, grazie a voi. È stato veramente un piacere. Virna, voi sapete, è una giovane stella della danza italiana. In questo momento è a Monaco di Baviera, dove sta danzando come principal al Bayerisches Ballet. Lei comunque è nata, è una scaligera ed è diventata prima ballerina alla Scala di Milano. E abbiamo appunto scelto questa fotografia molto particolare, molto simbolica di Raul Giacometti, che caratterizza questo momento un po' particolare, ma nella quale svettano le gambe di Virna. Ma Virna non è solo gambe, non è solo corpo, è molta testa, secondo me, è molta riflessione, molta valutazione. Mi piacerebbe appunto chiederle, visto che questa sua uscita, questa sua, non fuga, però diciamo questa sua pausa dalla Scala di Milano e la scelta di andare a Monaco di Baviera, come è nata e come si è sviluppata. Grazie, Virna. Ok, allora, come tanti sanno, io dopo aver finito l'accademia, che ho fatto tutti gli 8 anni, quindi io sono proprio prodotto scaligero fatto e finito, diciamo così, ho fatto una piccola esperienza all'estero di una decina di mesi, anche un po' meno, a Dresda, a Semper Oper Ballet di Dresda. Dopodiché mi ha richiamata Makar Baziev, l'ex direttore scaligero, in Scala, perché voleva darmi possibilità, opportunità di crescere a livello artistico, umano. Mi aveva fatto delle promesse molto concrete, nel senso non io ti do questo ruolo, questo ruolo, questo ruolo, ma ho fatto delle promesse molto, secondo me, corrette, del tipo tu lavori, otterrai, non lavori, non otterrai niente. E questo a me è piaciuto tanto. E per questo che infatti subito dopo 10 mesi ho deciso di rientrare a Milano, al Teatro alla Scala. Dopodiché lì ho avuto la possibilità di avere una gavetta, una crescita, affiancata comunque sempre dal ballare dei ruoli principali. Quindi io appena sono entrata, a parte fare Mirta e poi dopo qualche mese Giselle, facevo comunque le 24 villi, le 12 contadine di Giselle. Comunque ho la possibilità di fare il corpo di ballo anche di Raimonda, benché ho ballato il ruolo principale di Raimonda. Quindi diciamo così che ho avuto la fortuna veramente di provare un po' tutto ad oggi, dai ruoli del corpo di ballo a quelli dei solisti, a quelli dei primi ballerini e le toile. Quindi piano piano è successo che dopo un paio di anni mi hanno promossa fissa, stabile, dopo un paio di anni ancora solista e dopo un paio di anni ancora, ogni 2 anni avevo la mia scadenza, diciamo così, mi hanno promossa prima ballerina. E è successo che Carriera velocissima, Virna, in quanti anni sei riuscita ad arrivare al top? 5, 4? 5 anni, sì, 5 anni e mezzo. 5 anni e mezzo. Sì, no, no, ma sono estremamente contenta, sono estremamente grata di tutte le possibilità che ho avuto, che mi hanno dato e della fiducia che mi è stata riposta, quindi questo è in dubbio. E dopo un po' di anni mi sono resa conto che mi mancava qualcosa, mi mancava un'esperienza un po' diversa, mi mancava provare certi coreografi, certe coreografie, lavorare con delle persone, probabilmente fare anche un'esperienza di vita. Io dico sempre questo, che prima di essere un ballerino devi essere una persona. E a me mancava qualcosa dal punto di vista umano, mi sono resa conto che avevo voglia e ero ancora tanto affamata, ero ancora tanto affamata del mondo, della ricerca, di provare a mettermi in gioco ancora dall'inizio in un teatro nuovo, con persone nuove, coreografi nuovi, colleghi nuovi. Avevo voglia di fare qualcosa per me da capo, punto in bianco, aprire un libro bianco. E quindi ho preso coraggio, ho lasciato tutto, ho lasciato quindi il teatro, ho lasciato i miei colleghi, i miei amici, il mio fidanzato, ho lasciato la mia famiglia, la mia casa,
ha tra l'altro appena comprata, arredata, finita. Ho lasciato tutto e sono partita. E ad oggi, ti anticipo, lo dico già, devo essere sincera, sono estremamente contenta della scelta che ho fatto, perché oggi sarà paradossale, certe persone probabilmente potrebbero non crederlo, ma un anno fa tanto, ma tanto, ma tanto. E io sento la differenza non soltanto dal punto di vista artistico, ma anche dal punto di vista di quanto posso fare, dello spessore. Beh, io considerando il calendario dei tuoi primi 4 mesi con il debutto in 15 giorni nei ruoli principali di tutti e tre i pezzi di Jewels, di Balanchine, dopodiché hai avuto l'onere e l'onore di debuttare a prima data in Coppella di Roland Petit, scelta da Luigi Bonino, però essendo arrivata... anche. E poi hai ballato anche con Sergei Polunin, quindi insomma è stato, come dire, una sfida nella sfida. Dopodiché, vado a braccio a memoria, è arrivata un ruolo che è veramente particolare per una danzatrice, chiamiamola occidentale, cioè non sovietica, di poter ballare Egina di Spartacus, di Grigorovic, credo che sia una, senza contare dei ruoli enormi come appunto Marguerite Gauthier nella Dame Camélia e poi altre cose, ora, e poi sei passata da Mayer, sei finita a Will McGregor, cioè credo che sia stata una... ma questa cosa che poi hai detto, sono felicissima, sono cambiata tantissimo. I ritmi di lavoro sono, mi pare, molto serrati a Monaco di Baviera, no? Quello che volevo capire, appunto, nel tuo percorso artistico e anche proprio come danzatrice, al di là del training fisico che immagino sia molto serrato, le tue storie su Instagram ti fanno sempre vedere e vediamo, no, come sei anche veramente sempre sotto sforzo, diciamo così. Quello che mi interessa è capire il lavoro di interprete, perché come dicevo all'inizio, non ho finito ma lo dico adesso, non è un caso che anche Danza e Danza ti ha dato il premio come migliore interprete nel 2018, quando tu comunque ti sei segnalata all'interno dei lavori della Scala con alcuni lavori magari meno eclatanti dal punto di vista, no, diciamo, della produzione, però molto interessanti. Ricordo una Scheherazade molto interessante per il ruolo che avevi fatto, firmata da Eugenio Scigliano, poi c'era stato il lavoro con Azur Barton, che altrettanto era stato molto intenso la sua parte, proprio così, di espressività, di intenzione, per finire col Bolero di Béjart. Ecco, c'erano stati delle, come dire, delle affermazioni, cioè ci avevano confermato che tu, da questo punto di vista, eri un elemento molto interessante da seguire, anche proprio la tua capacità di entrare nei ruoli. E allora mi chiedevo che cosa è stato tutto questo frullare e soprattutto se in effetti, come dire, l'appetito vi è mangiando, andresti sempre più avanti a scegliere, a lavorare su questi ruoli, che cosa ti hanno dato? Dimmi tu, raccontami. Allora, è verissima la frase che hai detto, che l'appetito vi è mangiando, è verissima, cioè più hai e più vuoi e più cerchi e più hai fame di avere. E ho avuto la possibilità di lavorare personalmente una decina di giorni, sono andata a Berben 2-3 volte ad Amburgo, direttamente nella compagnia del maestro John Neumayer, del coreografo che per me è sempre stato, tra l'altro mi ricordo quando eravamo al Bolshoi, che avevo sballato il passato di Cinderella, finito, eravamo al gala, mi ricordo che era lì vicino al buffet e io ti avevo detto: mamma mia, come mi piacerebbe lavorare con lui, ti prego mi fai una foto. Allora lì gli faccio: scusi, potrei fare una foto con lei? Tipo questo 5-6 anni fa, quanto era stato? Cinque anni fa, sì, eravate tu e Cristian Fagetti a danzare il passadue di Cinderella, che era candidato al Benoit della Danse, Cinderella, sì, sì, mi ricordo benissimo, e tu eri emozionatissima e volevi farti fare la foto con lui, insomma, con Neumayer, che era in giuria, se non sbaglio, insomma, sì, sì. Sì. E quindi diciamo che lavorare con lui è stato uno dei miei sogni che si è esaudito.
Poi comunque ho avuto la possibilità di lavorare anche con degli assistenti di McGregor che ci hanno fatto fare Borderland, Sognata, che è la nuova creazione che hanno fatto per Monaco di Baviera l'anno scorso. E posso dire che anche questo mi ha fatto tantissimo. Borderland è un ruolo che ho adorato, è il ruolo principale della donna e mi è piaciuto tantissimo perché completamente è un mondo strano. Entri in scena ed è proprio particolare, sei dietro questo telo, inizia la scena. Tutto bianco, chiusa, tutta in quattro lati, quattro persone ogni lato e la scena che ti si apre, ti sfiora il naso, ti sale e tu cominci su. Quasi claustrofobica. Inizia. No, è una sensazione pazzesca, finivi che sei adrenalinica da morire. Oppure Spartacus, ballare il Oh, ruolo di Elena, io fantastico. posso dire. Che è un ruolo pazzesco, a parte per proprio la coreografia in sé, che qualcuno può amarlo, qualcuno non può proprio non piacere. Certo. Però ballarlo, devo ammettere, a parte difficile e molto pesante, ma una carica ti dà, è una cosa bellissima, cioè è veramente un'emozione ogni volta che sono salita in scena. Per non parlare, vabbè, ho fatto anche Schiaccianoci di John Neumeier, e uno Schiaccianoci molto particolare, però bellissima, con lì, secondo me è una piccola chicca, l'adagio alla sbarra con il maestro che ti insegna esercizi, il décalé, le pole man. Bello, bello, un ritorno alle origini. Infatti sono stata a lavorare nel dettaglio anche la punta delle dita per quello un po' di settimane in realtà. E poi il dulcis in fondo è la dama delle Adam. cammerie. Che è una sfida enorme, però hai avuto modo di ballarlo per, dovevano essere cinque se non sbaglio le repliche, purtroppo l'ultima non può andare in scena, il 31 di maggio se non sbaglio. Sei in realtà alla fine totale. Sì, Sono ne ho una fatte di queste 5. cinque, quindi sei riuscita comunque a entrare, già mettere un Sì. pochino il naso in un lavoro che chiaramente poi tu portandolo avanti. Potresti maturarlo e lo maturerai sicuramente, insomma, in questo senso. È vero, è proprio vero il fatto che più si prova, non che si prova, più lo fai in scena, perché non è soltanto una questione di provarlo in sala, è proprio una questione di viverlo in scena, dove silenzio, musica, tu, il tuo partner, il tuo amore, e è una crescita ogni volta, ogni recita scopri qualcosa di nuovo, un dettaglio, un piccolo particolare che ti era sfuggito, qualcosa che lui, quando ho fatto, ad esempio, la scena iniziale con Neumeier, lui mi ha spiegato delle cose che, per esempio, Anna ed Edwin, che erano la coppia che loro ballano ad Amburgo, che l'hanno ballato anche il 31 dicembre 2018 in Scala, a loro non gliel'avevano spiegata in questa maniera, lui gliel'aveva spiegata in un altro modo. Quindi, per ogni persona che si trova davanti, trova delle piccole sfaccettature, trova delle piccole cose diverse che stanno bene su ognuno di noi. Ed è un lavoro super preciso, super proprio. Capisci cosa intendo? No. Assolutamente, io credo che tu questo 6 mesi, 7 mesi di attività a Monaco, di Baviera, 8, quanti sono, hai fatto una, veramente una, quello che si dice una full immersion in quella che è la cultura di danza profondissima, perché appunto abbiamo parlato di Neumeier, hai avuto la fortuna di lavorare con un creatore di ruoli, hai lavorato con vabbè, col mondo di Non McGregor, e poi c'è Coppelia che comunque... ti si attaglia perché sei un elemento brillante, brioso, ma sei andata nel mondo di Roland Petit e hai lavorato. Quando è arrivato Sergei? È arrivato il giorno stesso, è arrivato 3 giorni prima. Com'è nata questa? Perché il pubblico lo vuol sapere. Redagaci qualcosa di Sergei e come ti sei trovata? Perché tu hai cambiato un sacco di partner in questo lungo corso di spettacoli. Come ti sei trovata e come ci si trova a cambiare partner nella danza, Virna? allora, io ho sempre, a me è sempre piaciuto cambiare partner, perché noi ballerine abbiamo una fortuna immensa, a mio parere, che è quella di vivere vite che non sono nostre. Quindi abbiamo la fortuna di non annoiarci mai né di cercare qualcosa di diverso nella vita reale, perché talmente la vita da ballerino ci entra e ci rende così pieni già di per sé che tu non vai alla ricerca di altro, diciamo così, all'esterno, perché tu hai la possibilità di vivere delle storie d'amore,
con diverse persone, hai la possibilità di divertirti con diverse persone in Cina, la possibilità di entrare veramente in contatto anima con anima, cosa che non è da tutti i giorni, abbiamo una fortuna enorme noi. E, mi sono persa. Qual era la domanda iniziale, scusa? Cos'è il rapporto con Sergei? Perché comunque chiaramente incuriosisce sicuramente i nostri ascoltatori barra lettori. E poi appunto il cambiare partner che cosa porta? Me, lei già, me lo stai già dicendo, visto che ne hai cambiati molti, tu hai detto che mi piacciono tantissimo. Però ecco, è di Sergei che vogliamo dire in più, perché immagino che sia arrivato un po' a sorpresa, o lo sapevi già all'inizio di stagione, avresti fatto compagnia con lui? No, 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 non lo sapevo assolutamente. È uscito che ballava Sergei a ottobre, quando è stato, e tipo 2 settimane prima. Io non sapevo niente, io sapevo che finivo le mie recite con il mio partner tipo 1 settimana prima. E un giorno, finita la prima... il direttore Igor Zelensky mi ha detto: Virna, guarda che ballerai anche la recita, l'ultima di Coppelia con Sergei. Ovviamente devo essere sincera, ero elettrizzata l'idea, ero elettrizzata e anche un pochino intimorita, vuoi non vuoi, perché sono quelle cose che non sai mai, perché io non avevo mai incontrato lui di persona, non sai che cosa ti aspetta. Le leggende metropolitane, vero? Poi ci sono. Esatto, poi su di lui ci sono tantissime voci, quindi non sapevo esattamente cosa aspettarmi. E invece devo essere sincera, arrivato un paio di giorni prima, abbiamo provato in studio le cose che ci servivano, non abbiamo mai fatto filage perché a lui non serviva, vorrebbe dire fare balletto dall'inizio alla fine. Certo. Non lo sa. E devo essere sincera, in scena è stato divertentissimo, perché già Coppelia di Roland Petit di per sé è divertente. È un amore. Ma divertente, cioè delle cose che veramente... Poi la cosa particolare di Coppelia di Roland Petit, come mi diceva Luigi, che ovviamente mi ha spronata fino all'ultimo, che è una cosa che ho fatto tanta fatica, è che Coppelia di Roland Petit deve giocare col pubblico. Quindi deve avere interazioni con il pubblico, quindi cioè quando lui va, guarda la bambola e gli manda i baci, tu fai... Come per dire, ma sì. Hai capito? E quindi cioè, è stato molto diverso, molto particolare anche questa cosa, e mi ha fatto fatica. E con lui, devo essere sincera, mi sono divertita. Ci ho finito lo spettacolo e ho detto, mamma che bello. Ricominciare subito. Ecco, veramente bello. Cioè, è comunque stato un'emozione diversa guardarlo in faccia durante le scene, un bacio, no, non te lo do. Ma divertente, perché vedevi che era sul pezzo, che avendolo anche lui ballato già tante volte, sapeva esattamente, era attivo, mi è piaciuto tantissimo, ed è stato un amore, dolcissimo, carinissimo, super disponibile. Bene, noi lo pensiamo che comunque sia un grandissimo artista, e davvero, io ti sento d'un entusiasmo, cara Virna, che nonostante la chiusura, il lockdown in cui tutti noi siamo bloccati, ce lo stai trasmettendo anche così. Com'è la situazione? Un'ultima domanda, com'è la situazione lì? E che cosa succede? State ricominciando, non state ricominciando? Perché purtroppo alla Scala tu c'hai degli insider, quindi penso che ancora siano fermi, stiano facendo training solo a casa, non hanno ancora ricominciato a entrare, no? E quindi è un problema, immagino, sentito molti danzatori, Alessandra Ferri in testa, che giustamente sta spingendo per poter far rientrare gli artisti in sala, per poter recuperare la forma. Voi come invece a Monaco di Baviera, a Bayerische, come siete messi? Quali sono gli step? Allora, gli step sono che anche noi, io ho fatto l'ultimo spettacolo il 17 marzo di Borderland di McGregor, e dopodiché, o il 15, non mi ricordo, vabbè, comunque a marzo, metà marzo, e dopodiché è successo che hanno continuato il training in teatro fino all'inizio di aprile, e ovviamente piccoli gruppi, separati, poi però erano delle lezioni facoltative, quindi chi voleva ci andava, chi non voleva non ci andava. Io, sapendo la situazione comunque in Italia e avendo i genitori di Milano, ho cercato di starmene un po' per i fatti miei, quindi tipo sapevo che la palestra era libera, durante l'orario di lezione andavo in palestra così che non c'era nessuno, e andavo nelle sale dove sapevo che erano vuote, quindi ho cercato subito di tutelarmi.
All'inizio di aprile, più o meno il primo aprile, il primo secondo di aprile, hanno chiuso anche il teatro, hanno chiuso anche l'edificio vicino al teatro che, dove ci sono sale da pilates, di ginnastica, tre studi differenti, hanno chiuso tutto e ci hanno detto per adesso state a casa, poi si vedrà. La situazione in Germania comunque è un po' paradossale, nel senso che qua non abbiamo mai fatto una vera e propria quarantena. Qua siamo sempre stati, cioè, able to, abbiamo sempre avuto la Potuto fare possibilità. tante cose rispetto a Sì, noi, certo. assolutamente. Potevamo uscire. L'unica cosa che c'è andato il primo periodo, le prime 3 settimane, è di non vedere persone. Però noi potevamo andare al parco a correre, potevamo stare a fare il picnic con i membri della famiglia, potevamo andare quante volte volevamo al supermercato, potevamo andare in metropolitana, in centro. Ok, i negozi erano chiusi, quindi in centro c'era comunque poca gente perché non essendoci negozi, bar e ristoranti aperti, non c'era quasi Però insomma la nessuno. situazione è un pochino più rilassata rispetto a quello che stiamo Un'altra vivendo anche cosa. noi, certo, E sì. poi adesso in queste settimane, un paio di settimane a questa parte, stiamo facendo delle lezioni su Zoom ancora a casa, e, obbligatorie, nel senso che facciamo delle lezioni tutta la compagnia, e da lunedì ricominciamo in teatro, Ci saranno finalmente. degli scaglionamenti, cioè non so, 10, 10, 10. Domani abbiamo una riunione in tre gruppi e di un'ora dove ci spiegano esattamente tutte le precauzioni da prendere per le settimane prossime. E quindi da domani ci diranno tutto quanto perfettamente come agire e come non agire, ma sì, sappiamo già che ci saranno 3 lezioni, una alle 10, una alle 12, una alle 14. Siamo scaglionati in tre gruppi, in diversi studi. La stagione però è chiusa, non fate più La spettacoli. stagione è chiusa, però ci sono i live streaming. Cosa sono i live streaming? Sono praticamente dei concerti, si chiamano così, live, dove i musicisti suonano, la platea è vuota e i ballerini di solito preferiscono, tendono a fare una variazione, così che sei da solo e comunque non hai contatti con altre persone, a meno che non sei in coppia, quindi comunque Coppia. magari fidanzati, fanno dei passi a due delle variazioni e li facciamo ogni lunedì. E tu ci sarai? Sei prevista? Faccelo Sì, sapere. Quando sarai? sono prevista il 1º giugno. 1º giugno, cosa ballerai? Non ce lo dici, una sorpresa? No, no, ve lo dico. Chitri, Don Chisciotte, primo atto, variazione. Ah, complimenti. Certo che cominciare dopo 2 mesi di quarantena con Chitri. Appunto, vabbè. Lo so, però dai, è una challenge anche questa. È una Stato un anno di challenge vinte, mi pare, nonostante il lockdown, mi sembrano vinte. Noi siamo veramente, ti ringraziamo moltissimo. Siamo felici di aver iniziato questo gruppo di interviste con i personaggi che fanno onore alla danza italiana, con una ragazza bella, intelligente, intraprendente, che ha consapevolezza di cos'è l'arte della danza. Questo ci piace molto, lo sosteniamo con tutto il nostro cuore. Speriamo che tu possa tornare a danzare il prima possibile. E magari a danzare anche per Danza e Danza, incrociando le dita chissà quando, ma speriamo, eh? Grazie, un abbraccio, Virna. Grazie mille Silvia, grazie a tutti, grazie. Grazie, grazie a voi, grazie.